Poco tempo fa è stato modificato eh, l'articolo 146 del codice di procedura penale, là dove si parlava della carcerazione eh, di alcuni detenuti o detenute eh, in condizioni particolari. Sapete che il nostro ordinamento eh, giuridico prevede per esempio la custodia attenuata. Eh, che vuol dire che non è, eh, è una custodia nella quale c'è un'attenzione particolare alla persona, sia per quanto riguarda le modalità di carcerazione. Pensate, per esempio, agli ultra settantenni, pensate, pensate a, a chi è malato di AIDS, per esempio, vi sto facendo dei casi. Sto pensando, eh, e questo è il caso sul quale vorrei fermarmi oggi. Alle eh, famose madri zingare che rubano e che spesso mettono al mondo dei figli, perché appunto eh, voi sapete che quando si hanno dei bambini inferiori ai tre anni non si può essere arrestati. Il codice, la riforma del codice che è stata demonizzata dall'opposizione in maniera, a mio modo di vedere, eh, non accettabile e non sto facendo un discorso di perorazione per il governo, sto dicendo che mi è sembrato un provvedimento che abbia anche, anche, anche delle note di buonsenso, e cioè si è partiti da un dato di fatto. Ci sono delle persone che a 30 anni hanno 10 figli, rubano sistematicamente da quando erano bambine, e mettono al mondo i figli di media uno all'anno per poter evitare il carcere. Allora la legge, il legislatore si è interrogato e ha detto, qui abbiamo una persona che è notoriamente votata a delinquere, cioè a fare un danno sociale, e però questa persona... È eh, nello stesso tempo, una madre che dovrebbe accudire i propri figli, quindi poveri bambini, li mettiamo in carcere? Ovviamente no. Allora il legislatore, che cosa ha detto? Ha detto la custodia attenuata nei confronti anche di queste situazioni, dove ci sono eh, situazioni di eccezionale rilevanza. Facciamo in modo, per esempio, che non si dica più se una ruba sistematicamente che si è coperta, che so, di 180 reati, come sembrava in un caso particolare. Non possiamo più far finta di niente, ma dobbiamo intervenire con quella che è una custodia attenuata. Allora, cosa vuol dire una custodia attenuata? Vuol dire che la carcerazione col bambino, in questo caso, per esempio, può essere in una casa famiglia. Può essere in un centro nel quale il bambino non è prigioniero, vive comunque un'esperienza anche accanto a persone che hanno un occhio di riguardo per questa creatura, eh, ma però nel, nello stesso tempo si mette eh, a rimedio a quello che è un, un, un atteggiamento di delinquere abitudinario. Dicevo che l'opposizione si è scatenata. Dicendo che praticamente questo governo eh, vuole, crea vuole mandare i bambini in prigione e non è giusto mandare i bambini in prigione, e, eh, e quindi con tutto un attacco, un attacco ideologico, politico ovviamente, eh, come, chi fa come fa l'opposizione. Se sì, oggi io voglio parlare di questo, però ripeto per la seconda volta, non è per difendere una scelta del governo, vi dico subito che è per difendere i bambini. Allora, lasciamo stare il carcere e io sono assolutamente d'accordo che un bambino non debba andare in carcere, non se è sotto dei tre anni, ma anche se è sopra dei tre anni. Perché un bambino ha diritto, ha un diritto, ha un diritto di crescere sereno in un ambiente libero dove il bambino può esprimere tutta la sua creatività. Gesù nel Vangelo dice lasciate che se non diventerete come bambini, lasciate che i bambini vengano a me, ma dice prima se non diventerete come bambini. E il Signore non allude soltanto alla fiducia che un bambino esprime nei confronti degli adulti. Ma essere come i bambini vuol dire la curiosità di un bambino, l'intraprendenza di un bambino, la voglia di imparare di un bambino. Allora, ripeto, se oggi intervengo su questo argomento è semplicemente per affermare una cosa, che noi dobbiamo tutelare prima di tutto i bambini. Allora parto da un altro ragionamento. Voi immaginate che eh, un genitore, una mamma, eh, con dieci bambini si dedichi sistematicamente a rubare, portando spesso appresso i propri bambini. La cosa che mi domando, questa mamma, che tipo di educazione sta dando a questi bambini? Eh, quale, quale serenità sta trasmettendo a questi bambini? E poi non è vero che si porta dieci bambini appresso, non è vero che si porta due o tre bambini appresso, perché sappiamo bene come vanno queste cose. Mettono al mondo i bambini, formalmente, giuridicamente eh, sono eh, le loro madri e anche biologicamente, dopodiché scaricano il bambino dentro... Una, 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 un, un, non lo so, un clan, un gruppo che spesso vive in condizioni disumane, dentro qualche roulotte, nella sporcizia, senza qualcuno che li accudisca, senza qualcuno che pensi a mandare questi bambini a scuola. Ma in secondo luogo vorrei dire, queste signore che rubano sono le stesse persone che da bambine sono state avviate all'arte di rubare. E quindi verrebbe da dire non hanno imparato che fare a quel lavoro, hanno avuto dei maestri straordinari o delle maestre straordinarie ed hanno imparato a rubare. Allora voi pensate, immaginate per un momento che una madre italiana Faccia dieci figli per non andare in carcere, dove i bambini non sono il frutto dell'amore. I bambini sono messi al mondo strumentalmente per non andare in carcere. Sono diventati degli oggetti, delle cose di cui ci si serve per evitare il carcere. E dicevo, pensate a una donna italiana che mette al mondo ogni anno un figlio per non andare in carcere e poi continua a delinquere. Come difendere il bambino? Non dal carcere i bambini non devono andare in carcere, ma i bambini hanno diritto a una famiglia, i bambini hanno diritto ad avere una madre e un padre che li gestiscano con i diritti dai bambini. Che fa i figli non per amore, ma come escamotage per evitare il carcere, servendosi di queste creature per poi lasciarle in condizione di degrado e senza un reale interesse da parte di una madre e di un padre, a queste persone va tolta la patria potestà. Se in Italia sapessimo di un genitore che mette al mondo i figli, poi li butta là, che va a rubare e che in casa c'è tutto un giro di illegalità. Che cosa diremmo noi? Togliete quei bambini a quella famiglia e restituite ai bambini quella dignità, restituite ai bambini quella serenità di cui hanno diritto. Capite che qui il problema non è mandare in galera i bambini. E io non ho voglia neanche di mandare in galera le loro mamme, mandiamole in qualche posto che le aiutino a riscattarsi. Ma non smettiamola di dire che lasciare in circolazione una madre che mette al mondo i figli per evitare il carcere è una forma di tutela per i bambini. Lo ripeto per l'ennesima volta, nessuno vuole il carcere per i piccoli. Tutti noi, credo, vorremmo dei bambini con dei genitori che garantissero loro la dignità e il futuro che va riconosciuto ad ogni figlio, perché tutto il resto è fuffa ideologico-politica che non fa bene né alla società ma tanto meno ai bambini coinvolti.